Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere con noi oggi. Io mi presento velocemente, sono Martina Franceschini, Director Seminari e Conferenze dell'Associazione ELSA Perugia. ELSA sta per European Law Students Association, quindi è un'associazione culturale, indipendente, apolitica, partitica e senza scopi di lucro. La nostra è la più grande associazione di studenti di giurisprudenza, quindi di giovani giuristi al mondo. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di completare la formazione degli studenti e quindi cercare di ridurre il gap che esiste tra mondo lavorativo e mondo universitario. Cerchiamo di farlo in vari modi. Uno di questi è sicuramente l'organizzazione di eventi come quello di questo pomeriggio. L'evento di oggi entra e rientra anzi in uno dei programmi più prestigiosi di ELSA, ELSA International, che è l'International Focus Program. Questo, l'International Focus Program, è un programma appunto istituito e introdotto nel 1995 e serve per fornire l'opportunità alla rete elsiana e a tutte le varie associazioni e sezioni di ELSA di confrontarsi su temi giuridici di estrema attualità e importanza, i cosiddetti hot legal topic. E questo sicuramente è un fattore importante di formazione per l'opinione dei giovani e non solo. Quest'anno il tema è Law and Technology, un argomento che sicuramente è molto vasto, ma che cerca di esplorare da una parte come la tecnologia può influire sul diritto, dall'altra come la legge e la regolamentazione possono influire sulla realizzazione del pieno potenziale della tecnologia e dell'innovazione. Non vi taglio oltre e passo la parola ad Alice. Buon pomeriggio a tutti, io sono Alice Raclei, vicepresidente seminari e conferenze di ELSA Perugia. Come ha appena detto Martina, noi siamo qua in occasione dell'International Focus Program, che è appunto, come diceva, a tema Law and Technology, sottotema la libertà di espressione online. ELSA Perugia, in occasione di questo International Focus Program, ha deciso di organizzare un MAP. Il MAP è un multi-area project ed è un format tipico della nostra associazione e solamente coloro che fanno parte di qualche sezione locale sanno quanto sia difficile organizzarlo perché richiede una grandissima sinergia fra aree operative e io sono davvero molto orgogliosa e fiera di dire che a Perugia questa sinergia non è mancata. Proprio per questo voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno organizzato insieme a noi questo progetto, in particolare i ragazzi di questo primo incontro, Martina, Jasmine, Pierluca, Francesca, Raissa e credo Fabrizio. Scusate se mi sto dilungando, ma è doveroso ringraziare tutti i partner di questo evento. Questi li dovrò leggere perché sono troppi e quindi ho paura di dimenticarne qualcuno. Abbiamo l'Università degli Studi di Perugia, il Comune di Perugia, l'Ordine degli Avvocati di Perugia, l'Associazione Nisaba, Rotaract Perugia Trasimeno, Centro Ricerche Temis, l'Associazione Legali Italiani, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati Umbria, Unione Nazionale Consumatori Umbria, Basta il Cuore, Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, Sezione Umbra, Europe Direct e Servizio Europa. Ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo su Facebook, io comunico che possono scrivere nei commenti o anche in chat, le domande e chiedo per favore di scrivere domande brevi e chiare e anche di indicare a chi sono rivolte. Iniziamo quindi con l'intervento della professoressa Stefania Stefanelli, docente presso l'Università degli Studi di Perugia e direttrice del Master in Data Protection, Cyber Security e Digital Forensics, la quale ci parlerà del rapporto tra i minori e i social network e quindi tra l'autodeterminazione e la responsabilità genitoriale. Così, spero che riusciate a vedere le slide. Sì, vediamo. Sono giusto per avere una traccia che poi naturalmente metterò a disposizione di tutti. Il discorso che vorrei tracciare oggi prende le basi da delle fonti che vedremo coincidono sia a livello sovranazionale che a livello costituzionale. Perché quando parliamo dei minori, dei ragazzi, dei bambini che hanno meno di 18 anni e del loro comportamento, della loro vita sulla rete, ci rendiamo conto che spesso le norme dimenticano che quella che per loro, per le norme, è una incapacità di agire, in realtà ha una fetta di mercato importantissima e
riguarda una parte di vita importantissima nella formazione, nella crescita, nel bene e nel male dei nostri ragazzi. Tra queste, il riferimento principale, quello più aggiornato, è al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, famoso come GDPR, del 2016, il quale riconosce che i ragazzi sono una platea particolarmente vulnerabile nel momento in cui viene richiesto il loro consenso nel trattamento dei loro dati ai fini dell'utilizzo anche nell'ambito della società dell'informazione. E qui il riferimento è proprio ai social network, per esempio, o alle varie piattaforme che offrono un servizio fondato sul trattamento dei dati personali condivisi dagli utenti o rispetto a questi utenti sulla base del loro consenso. E questo consenso è valido rispetto appunto al trattamento dei dati, costituisce una base giuridica di liceità di questo trattamento già a partire dai 16 anni. Può validamente rilasciarlo un sedicenne, gli stati possono abbassare questa età fino a 13 anni e nel nostro caso il legislatore italiano è intervenuto con una norma di adeguamento nel 2018, il decreto legislativo 101, prevedendo la capacità a 14 anni. Ci sono state delle discussioni, è stata scelta questa soglia probabilmente con riferimento alla capacità di discernimento più che alla capacità di agire del minore, che invece sappiamo si acquista a 18 anni. Perché nell'ambito dei diritti fondamentali, dire che una persona è titolare di un diritto, ma non lo può esercitare fin tanto che non soffia sulle candeline della torta del 18° anno, significa escludergli quel diritto, un po' come quando leggiamo l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e poi il lavoro per tanti non c'è. E quindi la capacità di discernimento è la regola per l'esercizio dei diritti fondamentali. Senza approfondire troppo, sappiamo che una minorenne può interrompere volontariamente una gravidanza senza che nemmeno lo sappiano i genitori, oppure contro il loro volere, perché sta esercitando il proprio diritto all'autodeterminazione e il giudice tutelare che l'autorizza valuta soltanto se è capace di discernere, di capire le conseguenze della scelta che sta prendendo e i presupposti che la legittimano per legge. La disciplina sul cyberbullismo è un altro punto di riferimento perché a proposito proprio di questa soglia dei 14 anni riconosce che il minore vittima di atti di bullismo può autonomamente chiedere al titolare del trattamento dei dati di interrompere quella condivisione, per esempio sui social media, e vediamo che questo è possibile anche quando non riguardi un'ipotesi di reato. Quindi 14 anni. A 14 anni il ragazzo o la ragazza sono soggetti alla responsabilità dei genitori, quel concetto che ha sostituito la potestà dei genitori e che ai sensi del 316 del codice civile che applica finalmente, in modo pieno, l'articolo 30 della Costituzione deve essere esercitato tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni del figlio. Ora, chiunque si rende conto che le capacità, le inclinazioni, le aspirazioni si conoscono man mano che il figlio cresce, man mano che le manifesta e con l'ascolto di questo figlio, in un rapporto che non è più quello del padre o della madre che decide e il figlio che subisce la scelta finché non arriva a 18 anni, ma di sempre maggiore autonomia di questo ragazzo man mano che diventa consapevole e prende le proprie scelte. Tutto questo si incrocia con la legittimità, la doverosità oppure no degli strumenti di parental control, perché vediamo che intanto è un'esigenza che è sempre più diffusa e d'altra parte risponde anche a una responsabilità dei genitori, perché nel momento in cui il minore compia degli atti lesivi di altri, degli interessi altrui online, i genitori rispondono ai sensi dell'articolo 2048, quindi pagano il risarcimento del danno causato dal minore, a meno che non riescano a dare la prova liberatoria, ci arriveremo dopo. Quindi installare questi strumenti di parental control è da una parte doveroso, dall'altra non sufficiente, perché al di là di vietare, che ottiene l'effetto, poi magari verrà sicuramente approfondito,
di rendere ancora più appetibile quello che è vietato tante volte, specialmente a quest'età, è necessario rendere i ragazzi consapevoli della rete, delle sue regole, dei suoi rischi e delle sue opportunità, restituendo a questa tecnologia un valore di strumento e non da demonizzare, ma da conoscere, un po' come dire a un ragazzo nel momento in cui attraversi la strada, queste sono le regole, queste sono poste anche a tua protezione, oltre che a quella altrui. Ne fa riferimento anche il protocollo sottoscritto nel 2018 tra l'autorità garante e la Polizia di Stato proprio riguardo al fenomeno del cyberbullismo, dove è evidenziato questo ruolo delle autorità di non soltanto sanzionare, accertare i fatti, ma affiancare i minori nel loro percorso di crescita perché comprendano il peso delle loro azioni, se ne rendano effettivamente consapevoli anche rispetto alle conseguenze. Dicevamo, dire che si può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati su internet non significa dire che si può validamente concludere un contratto su internet, perché ovviamente la disciplina del regolamento non incide sulle disposizioni generali del diritto dei contratti degli stati membri che fissano la capacità di agire, nel nostro caso, a 18 anni. Ma anche questo, quanto è coerente con la realtà della vita dei ragazzi, non solo su internet? Questa è una notizia che ha fatto sorridere in molti, però una bambina a 2 anni, visto che nel cellulare della mamma è memorizzata la password di un account di una vendita online, di un sito di e-commerce, acquista un divano. E questo divano ufficialmente è acquistato dalla madre, lei poi dovrà restituirlo. Però, insomma, il problema è che il sito di e-commerce non può sapere che a gestire materialmente quel device è una minorenne. D'altra parte, in alcuni casi il legislatore ha riconosciuto una capacità di contrarre per i minorenni. Fa anche un po' sorridere perché è il decreto del Ministero delle Comunicazioni l'unico che ne parla, che era stato dettato a proposito dei servizi a sovrapprezzo. Allora si parlava di loghi e suonerie che venivano scaricate per i cellulari. È valido il contratto concluso da un minore nei limiti delle vecchie 5.000 lire. Ma il mercato che si apre ai minorenni è ben più ampio. Queste sono le condizioni generali di un contratto di conto corrente offerto all'intestazione a minorenni. Vedete che può avere una giacenza massima fino a 20.000 euro e una disponibilità di 200 euro al giorno, 1.700 euro al mese. Nessuno si è mai posto un problema di annullabilità di questi contratti perché sono conclusi da un incapace di agire. Anzi, la Cassazione è arrivata a proposito di una lettera di richiesta di risarcimento del danno formulata da un avvocato in nome di una minorenne, non degli esercenti la responsabilità su di lei, i genitori, ad affermare che un minorenne può compiere gli atti unilaterali, purché non ne possa derivare pregiudizio, nemmeno in ipotesi. E allora, quando un minorenne scrive un software e lo licenzia con una di queste licenze che vengono qualificate come atti unilaterali, con le quali magari cede a titolo gratuito o per il prezzo di una birra, quello che potrebbe rendere molto, quello è un atto unilaterale dal quale può derivare pregiudizio oppure no? La vedo parecchio difficile la previsione. Forse più che valutare l'idea del pregiudizio, bisogna passare, almeno questa può essere una soluzione, a valutare la capacità di agire del minore, applicandogli analogicamente quanto è previsto per la persona maggiorenne che è sottoposta a amministrazione di sostegno, ma che può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana e quindi ragionare nel senso per cui se un minorenne è capace di discernimento non può avere minori facoltà di quelle che sono riconosciute a un maggiorenne, la cui difficoltà invece ha giustificato questo provvedimento giudiziale. E quindi possiamo salvare in questo senso i contratti che concludono. Vi dicevo, nessun formulario parla di questi ambiti.
però altri hanno ammesso un'altra scelta, quella di fare una censura su internet, controllare l'età dei minorenni. Ma vedete come è andata a finire anche nel Regno Unito: una proposta di legge in questo ambito, portata avanti con molta forza dall'allora primo ministro, si è arenata, non soltanto perché è tecnicamente impraticabile, ma soprattutto perché mette a rischio diritti fondamentali attraverso una pratica censoria che in Malesia, nella legge contro le fake news, ha dimostrato che serve ad avversare, a fermare, far tacere avversari politici piuttosto che soltanto i minorenni da garantire. Allora la scelta quale può essere? Nel regolamento GDPR è quella della autoregolamentazione, passare attraverso codici di condotta degli stessi operatori di settore. Che cosa è successo? Questo è la proposta che faceva Google a proposito di YouTube Kids agli inserzionisti pubblicitari. Si presentava come la piattaforma più vista dai minorenni, molto di più delle TV dedicate, dei canali dedicati. Ma questo è quello che veniva pubblicato da alcuni inserzionisti. Questo è un altro video nel quale vedrete che all'improvviso l'immagine viene interrotta da una persona che insegna ai ragazzini, ai bambini che stanno vedendo questo video, vedete chiaramente destinato a questo pubblico, che se vogliono raccogliere l'attenzione tagliano le vene in senso verticale, se vogliono avere risultati le tagliano in orizzontale. Se ne accorge una mamma per caso e denuncia questo fatto. Questo porta a una pattuizione di una multa che sembra a tanti zeri, ma che è niente rispetto al fatturato di Google, e che dipende dal fatto che la COPPA negli Stati Uniti, l'abbreviazione è questa, cioè il codice della protezione online degli adolescenti, impone che i siti web informino i minori delle loro pratiche, dei contenuti, ottengono il loro consenso in modo trasparente, e questo chiaramente non era trasparente perché veniva venduto come adatto a minori quello che non lo era. Non è successo solo così, ci sono dei casi di applicazioni disponibili su Android che attraverso utilizzavano dei malware che potevano fare davvero molto del telefonino del bambino che li scaricasse, del ragazzino, e lo stesso YouTube non è riuscito ad ottenere questo risultato. Ma del resto i ragazzi sono difficilmente consapevoli di quello che vanno ad acquistare su internet. A 16 anni, 14-16 anni cominciano ad avere consapevolezza delle conseguenze delle loro azioni, e i genitori non sono da meglio di loro, perché anzi, se cominciano ad essere attenti a chi li contatta su internet, molto meno lo sono su che cosa acquistano su internet. Questo è un caso col quale vi lascio per non tediarvi troppo. Il problema è di ragazzini che scambiavano loro foto in atteggiamenti intimi e nudi soprattutto, in cambio di ricariche per un videogioco. L'autoresponsabilità del gestore della piattaforma ha prodotto questo risultato, cioè proprio perché i genitori hanno fatto attenzione, lo sviluppatore del videogioco introduce uno strumento che si chiama distraction task, quindi distrae, richiama l'attenzione del bambino che sta giocando su quello che sta facendo. Che succede se non si fa? Succede che sì, la libertà è garantita dall'articolo 21 della Costituzione, dall'articolo 10 della CEDU, dall'articolo 11 della Carta di Nizza, ma incontra dei limiti nella tutela della dignità dello stesso ragazzino. Quindi può succedere che i genitori vadano incontro a un provvedimento limitativo della responsabilità, limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale. In questo caso erano stati salvati perché la ragazzina sì era vittima di revenge porn, ma loro non se ne erano accorti, ma poi hanno fatto un percorso di sostegno. Nel caso del tribunale di Teramo vedete che invece hanno dovuto pagare il risarcimento del danno causato dalla figlia che aveva aperto una pagina Facebook
ingiuriosa nei confronti di un'altra ragazzina e scusate, e loro non se ne sono accorti per 3 giorni. Quindi questo era un comportamento reiterato nel tempo, hanno dovuto pagare il risarcimento del danno. Io grazie con questo mille. Vi lascio. Grazie. Grazie mille, professoressa. Allora andiamo avanti con i relatori. La nostra prossima relatrice è Giulia Passarella, che è esperta di cyber security e data policy. Nel 2016 è stata selezionata da Forbes tra i 30 personaggi under 30 più influenti nel mondo di law and policy ed è indicata come una delle 150 donne da seguire in Italia su startup innovazione digitale. Oggi ci parlerà delle policy europee sulla limitazione del diritto di espressione da parte dei social network. Sì, grazie mille. Buffo da seguire in Italia perché in realtà sono basata a Bruxelles ed è per quello che seguo da vicino quello che sta succedendo a livello europeo e in effetti mi occupo di cyber security in generale, di digital policy. Comincerei con fare un passo indietro, nel senso una riflessione storica prima di arrivare a che cosa sta succedendo adesso nelle istituzioni europee, perché penso che sia bene mettere un po' in contesto l'evoluzione del rapporto tra regolatori e piattaforme, che siano piattaforme di social media o piattaforme di e-commerce o quello che sia. Le piattaforme sono tante. E quindi comincerei col dire che l'economia delle piattaforme in senso lato è nata molto libera. È nata con l'idea che bisognasse, come spesso succede quando c'è l'interazione tra regolamentazione e tecnologia, che siccome la tecnologia va più veloce, prima la si lascia innovare e poi si arriva dietro a regolarla. E quindi cosa è successo? Che per quanto riguarda le responsabilità di queste piattaforme per il contenuto, parlo di contenuto illegale, in realtà sono molto leggere. C'è più o meno lo stesso regime, adesso io non sono non mi occupo di legge, non sono certamente un esperto di diritto, però globalmente si può parlare di un regime cosiddetto di safe harbor, per cui a livello europeo c'è una direttiva che si chiama e-commerce che in pratica permette alle piattaforme di non essere responsabili a priori del contenuto che viene condiviso, che sia venduto, shareato, visto, quello che sia sulle loro piattaforme, ma hanno solo la responsabilità, tra l'altro senza tempistiche specifiche o altro, di quello che si chiama notice and takedown. Cioè nel momento in cui viene notificata la piattaforma della presenza all'interno di essa di un contenuto di natura illegale, quindi può essere contro i diritti d'autore o illegale per altri motivi in base alla legislazione vigente, ecco, allora subentra la responsabilità di tirar giù, per dirlo in maniera facile, quel contenuto, quindi di eliminarlo dalla piattaforma. E questo funzionava molto bene nell'epoca che io chiamerei la luna di miele tra i regolatori e il mondo del tech. È durata fino a un certo punto, nel senso che da quella fase lì si è passata a quella fase che l'Economist ha chiamato molto efficacemente il cosiddetto techlash, quindi il backlash contro il mondo della tecnologia, un po' dovuto alle rivelazioni Snowden, poi Cambridge Analytica, insomma l'idea che la tecnologia non fosse tutta meravigliosa e tutta da fidarsi, ma che succedessero tantissime cose dietro le quinte di cui certamente i consumatori, ma alle volte persino i regolatori, non erano al corrente. In questo periodo di techlash, quindi, il regolatore si è attivato su diversi fronti per il mondo del tech, tra cui anche, e in maniera molto, molto forte, su quello della responsabilità delle piattaforme. Ora, quali sono le sfide? Poi so che c'è chi parlerà di esempi specifici, revenge porn e altri ambiti, quindi cercherò di mantenermi più generale possibile. Innanzitutto si è cercato prima di fare, come diceva anche lo speaker che mi ha preceduto, di andare per via volontaria. Quindi l'Unione Europea ha cominciato con dei codici di condotta, nel 2016 in particolare, visto che parliamo di hate speech, ha proposto un codice di condotta di hate speech che hanno avuto abbastanza i loro successi. Questi codici di condotta cercano di indirizzare le piattaforme laddove possono agire più meglio di quanto sia stabilito nel framework legislativo generale.
E quindi abbiamo visto dei miglioramenti sulle tempistiche, per esempio, del takedown, su quanto rapidamente le piattaforme reagiscono a queste denunce e così via. Adesso però la Commissione sta veramente pensando, no, è il momento di andarci un pochino più in maniera convinta. E quindi la nuova Commissione von der Leyen, quindi dopo la Commissione Juncker, ha proprio detto molto chiaramente che la revisione del framework legislativo per le piattaforme era, insieme alla parte verde, se vogliamo, il Green New Deal e tutta la parte ambientale, veramente una priorità. Quindi sovranità tecnologica, che significa anche regolamentare le piattaforme. Questa idea, no, che le piattaforme e gli altri colossi digitali, se vogliamo usare una maniera populista di chiamarli, fossero da regolare. Quindi stanno già proponendo pezzettini di una nuova legislazione che si chiamerà il Digital Services Act, che dovrebbe dare indicazioni in questo senso, e le prime avvisaglie sono che stanno facendo fatica perché non sanno se mettere delle sanzioni, non sanno come gestire l'a priori, cioè come gestire il monitoraggio delle piattaforme rispetto al contenuto. E vi spiego perché, perché anche a livello tecnico, poi so che qua ci saranno anche esperti di tecnologia che interverranno, esperti veri. Io mi occupo di policy, non sono un ingegnere. Il Covid ha mostrato, per esempio, che è molto molto difficile monitorare anche per le piattaforme che hanno le tecnologie più avanzate di AI, di quello che sia, monitorare tutto il contenuto cosiddetto fake news. Quindi il primo problema è che a livello tecnologico, per quanto si possa volerlo, è difficile. Il secondo problema, che è un problema secondo me sottovalutato moltissimo, è che c'è un mix tra quello che è illegale e quello che è cosiddetto harmful, quindi quello che fa male. Non so come nel contesto italiano, sicuramente c'è una parola più adatta, però quello che infringe la legge e quello che invece è semplicemente che fa male. E per esempio alcune associazioni in cui queste piattaforme abitano, vivono, associazioni di settore, stanno dicendo attenzione a regolare le due cose in maniera separata. Siamo d'accordo che se ci sono i prodotti contraffatti, se c'è appunto hate speech, se c'è insomma quello che è illegale, va bene, ma ci sono tante cose che sono considerate da alcuni avventori delle piattaforme come che possono danneggiarli, ma non è detto che sia intanto uguale in tutte le giurisdizioni, eccetera. Quindi lasciate quella parte da parte e concentratevi su quello che è legale. Questa è la seconda cosa. Il terzo problema, che io vedo almeno, è quello che nella percezione pubblica queste piattaforme sono diventate quasi l'equivalente di, che ne so, la televisione di Stato. Cioè ci si aspetta da loro, soprattutto nei recenti dibattiti sulle pubblicità politiche, insomma, political advertising, ci si aspetta da loro una neutralità che in realtà cozza un po' col fatto che sono attori privati, sono attori di mercato e quindi giustamente non hanno responsabilità civica. Cioè, quando si dice, ah, ma Trump ha pagato di più o chissà che altro, insomma, dipende da che parte si sta dello spettro politico, è come se si sottintendesse che il ruolo di Facebook è quello di farla par condicio, come i canali televisivi. Ecco, questo implica che c'è un passaggio, non dico che sia giusto o sbagliato, non do valori morali, ma un passaggio alla comprensione delle piattaforme come una parte talmente integrante della nostra vita che diventano veramente un bene di pubblica utilità e le si tratta come tali. Allora dico, se questo è così, va bene, ma cerchiamo di fare questo passaggio mentale in maniera un pochino più consapevole, che non in questa maniera un po' subdola, per cui ci si aspetta da loro delle piattaforme, certi standard etici e come dire, di par condicio, che non sono necessariamente quelli che ci si aspetterebbe da Zara. Nessuno va da Zara a dire perché c'hai due maglioni bianchi e solo uno nero e questa è una discriminazione. Eppure succede così per le piattaforme. Allora, questa revisione, dove andrà, cosa succederà? Intanto i paesi si stanno muovendo comunque in maniera separata, molto spesso. Ci sono diversi paesi, anche in reazione ad eventi specifici come l'Australia o altro, che hanno passato delle leggi più stringenti, più severe, soprattutto la questione dell'incitazione all'odio online,
di solito sull'onda dell'emotività del momento, però si sono anche loro spesso limitati semplicemente a dare delle deadline più brevi per eliminare quel contenuto. E poi quello che è anche complesso è pensare se deve essere appunto solo dalla parte reattiva o anche dalla parte proattiva. Quindi, tornando all'idea del monitoraggio, se non si riesce a fare un monitoraggio totale, però quello che si potrebbe, per esempio, chiedere, che era stato proposto in Germania, vabbè, lì era una questione di beni contraffatti, ma si potrebbe pensare anche a immagini che non dovrebbero essere online e tutto, che era l'idea di, una volta che hai tirato giù, non so, un Rolex, di un certo tipo, se riconosci la stessa immagine che è contraffatta, allora tiri giù anche gli altri. Cioè un monitoraggio e togliere i listings insomma, degli oggetti simili, con il presupposto che siano anch'essi contraffatti. Per cui, dove si andrà, viste queste complessità? Intanto, durante questa emergenza del Covid si è un po' arenato tutto, ho visto, e si è arenato tutto, nel senso che il Digital Services Act doveva essere lì lì per, e invece ovviamente è stato rimandato. La mia sensazione è che le aziende tecnologiche in questa pandemia abbiano l'occasione, passatemi in termini, di rifarsi la virginità, nel senso di dare un contributo veramente forte. Al monitoraggio, al tracking, adesso stanno tutti mettendo insieme i dati, insomma, possono aiutare e magari avere un pochino più di supporto dai legislatori di quanto non fosse prima, dove invece erano veramente quasi l'uno contro l'altro, anche perché a livello globale di geopolitica la tecnologia diventa sempre più uno strumento di geopolitica. Adesso non voglio entrare in tutte le guerre commerciali, tech trade war, però in quel contesto lì era normale che anche l'Unione Europea volesse un po' far vedere i muscoli riguardo a questo. Adesso la situazione sembra essere un pochino più calma, quindi io mi aspetto che si andrà avanti nel cercare di trovare un compromesso. Zuckerberg era proprio a Bruxelles, parlava a un evento di un think tank di Bruxelles proprio settimana scorsa e diceva: sì, c'è bisogno di regolamentazione perché poi sono loro a finire nei guai quando non c'è un framework chiaro. Quindi ci sarà qualcosa sicuramente che forma prenderà questa nuova regolamentazione riguardo alle piattaforme, insomma, rimane tutto abbastanza aperto per quanto mi riguarda. Basta. Grazie Giulia. Ora io passerei la parola alla dottoressa Isabella Corradini, psicologa sociale, direttrice del Centro Ricerche Temis e esperta in cybercrime, con la quale rifletteremo sulle ricadute psicologiche e sociali dei fenomeni criminali in rete, alla quale lascio la parola. Ok, intanto si vedono le slide, vero? Sì, Ok, vediamo. mi sentite? Vedo che mi hanno tolto, che avevo dimenticato di togliere il via al microfono. Allora, innanzitutto volevo fare appunto, diciamo, partire anche da quello che hanno detto le relatrici che mi hanno preceduto, perché sono emerse delle cose interessanti, a mio avviso. Innanzitutto questa parola consapevolezza alla quale io sono molto legata, per cui lo dico già, io appunto sono una psicologa sociale, quindi mi sono sempre occupata di fenomeni legati proprio all'interazione, no, tra persone e tecnologie, perché poi credo che poi alla fine sia l'essere umano, che parliamo di cybercrime, che parliamo di cybersecurity, poi quello che viene definito il cosiddetto fattore umano è fondamentale, quindi è uno, diciamo, dei temi che poi sto portando avanti da diversi anni. Credo anche che su queste forme di aggressività, no, che si parli in termini di comunicazione o che comunque si parli di azione, una riflessione su quello che è il contesto, le caratteristiche di questo contesto della rete poi sia fondamentale anche per capire, diciamo, meglio alcuni fenomeni. E proprio recentemente, appunto, diciamo, questo l'ho ripreso da un articolo scritto per Agenda Digitale, dove appunto avevo un po' esaminato, no, questo contesto della rete sempre più aperto e flessibile, che è in continua evoluzione, no? Quindi in qualche modo
Quello che mi viene in mente è anche noi ci dobbiamo poi adattare, no? A questo contesto. Mi viene in mente anche questo periodo che siamo tutti in webinar e stiamo tutti sperimentando queste piattaforme, quindi chi con maggiore dimestichezza, chi con minore, però tutti quanti poi ci siamo dovuti in qualche modo, no? Adattare a questa nuova. A questa nuova possibilità, peraltro, che ci ha permesso di continuare a lavorare e di fare le attività. Però è chiaro che dobbiamo anche tener conto che nel poi andare a vedere anche il nostro comportamento, in generale il comportamento umano, è chiaro che questo è rapportato anche al contesto, quindi non un contesto fisico, ma parliamo di un contesto, no, che ha digitale, che ha determinate caratteristiche. E che favorisce anche l'attivazione di certi comportamenti. Una riflessione che faccio sempre è quello che oggi, no, sappiamo come, a parte la rete, poi le tecnologie digitali siano sempre più, da una parte pervasive, ma nello stesso tempo persuasive, no? E quindi hanno comunque un'influenza sul comportamento umano, no? Dico delle cose che tutti conosciamo, però credo che poi fare una riflessione anche su questo, ci fa capire come siano cambiati il linguaggio e come siano cambiati proprio i comportamenti sociali, perché è questo poi il punto cruciale, quindi fino a che punto noi siamo disposti ad accettare certi cambiamenti, no? E fino a dove arrivano anche le influenze di questo cambiamento. Innanzitutto pensiamo, no, a qualcosa che vivono i ragazzi, ma anche gli adulti, no? Il vivere le emozioni attraverso il proprio smartphone, ormai anche quando si va agli eventi non si vive tanto l'evento in quanto tale, ma quello che viene trasmesso attraverso l'evento, comunque diciamo lo scambio, no, di messaggi relativamente all'evento. L'autocelebrazione attraverso i selfie, quella che era diventata, no, quella che è sempre stata considerata un po' una moda, anche una sorta di narcisismo, tra virgolette, poi alla fine oggi anche questa è diventata un qualcosa, no, di accettato, no, di quasi un comportamento socialmente accettato, perché poi tutti, quindi parliamo, mettiamoci anche tutti, non soltanto i ragazzi o i minori, perché poi anche gli adulti hanno in qualche modo, no, aderito a certe modalità di utilizzo di questi strumenti. Ecco, una cosa importante è l'atteggiamento, tra virgolette, anche disinvolto, anche senza virgolette, nel postare i propri dati o le proprie informazioni in rete, che questo purtroppo ci fa capire come ancora non c'è questa piena consapevolezza nell'interagire con strumenti e con in rete. Perché se diverse, ci sono tante campagne di sensibilizzazione, no, che sono in atto, però ci rendiamo conto che ancora siamo ben lontani da quel raggiungere quella piena consapevolezza di cui parliamo quando facciamo riferimento, no, a un uso responsabile della rete e quindi a un comportamento di tutela dei propri dati in rete. Inoltre un utilizzo di un linguaggio, no, per così dire, disinibito. È chiaro che questo ha un'origine, nel senso che c'è questo schermo protettivo, no? Perché dietro questo schermo, che sia lo schermo di uno smartphone, che sia di un PC, è più facile scrivere offese e aggredire. Questo noi sappiamo proprio in psicologia, sono studiati questi meccanismi che si chiamano proprio meccanismi di disimpegno morale, che in qualche modo sono quelle strategie cognitive che ti permettono di percepire, no, una minore gravità di certi comportamenti rispetto, no, quindi rispetto all'altro, e quindi ti fanno percepire anche una minore gravità delle conseguenze. E questo, anche i termini che usiamo per parlare di linguaggio, secondo me è molto importante, perché se noi continuiamo, e purtroppo ormai nell'uso collettivo utilizziamo il cyber e il virtuale, questo non ci aiuta anche nel far passare determinati messaggi, perché poi alla fine è vero che le azioni sono in rete, è vero che sono in un contesto digitale, ma attenzione che le azioni sono reali e le conseguenze sono altrettanto reali, per cui poi ci troviamo, no, con linguaggio d'odio che viene veicolato attraverso la rete, attraverso i social media, però poi hanno delle conseguenze che possono essere devastanti e quindi sono reali per persone che sono anch'esse reali. E poi molto spesso si continua ormai, c'è questa tendenza, no, a pensare che comunque, no, come si fa tante volte anche su Twitter, si fa il messaggio, poi si cancella. Comunque attenzione che tutto quello che viene scritto, no, quindi
è espressione di un'azione umana, in qualche modo lascia una scia digitale, no? Quindi lascia, no, questo famoso diario digitale che poi rappresenta un po' anche tutti quelli che sono, no, i comportamenti nella nostra vita, le scelte, le abitudini, e qui poi entriamo in un altro aspetto. Per quanto riguarda poi il late speech, è chiaro che io capisco che da un punto di vista giuridico c'è un problema, no, anche di confine, no, su alcuni elementi, quindi non entro nell'aspetto giuridico. Quello che posso dire però è che da un punto di vista psicosociale è chiaro che bisogna fare delle riflessioni in termini anche di conseguenze che poi si hanno sulla persona e quali sono questi strumenti che veicolano questi messaggi, perché da un lato comunque abbiamo un incitamento alla violenza, no? Quindi perché queste ad aggressività. Si tende in genere a rispondere con aggressività, con parole altrettanto aggressive, e quindi si rischia, no, quella spirale di odio che continua a alimentarsi, soprattutto per l'uso di strumenti come i social media, che sappiamo che per caratteristiche possono veicolare e quindi rendere virali certi messaggi. C'è una forte poi componente anche discriminatoria, no? Perché comunque in qualche modo si va a toccare. Si va a indirizzare, no, questa aggressione verso magari determinati gruppi sociali, e questo significa, no, quindi porre in atto dei comportamenti discriminatori. Quindi, da una parte abbiamo, no, possiamo avere un atteggiamento di pregiudizio e poi un comportamento discriminatorio, quindi a seconda dei casi. Però la cosa importante poi è capire che questi strumenti e questa modalità tengono questi messaggi anche di odio. Quando parliamo poi di messaggi, attenzione, non è soltanto le parole, abbiamo visto immagini, abbiamo visto video. Quindi è chiaro che tutto questo, no, ha un'influenza sulla percezione delle persone, e quindi questo significa anche che la persistenza in rete, il fatto che poi questi video rimangono anche per un certo periodo di tempo, e questo ha un impatto, no, sulle possibili conseguenze e sui soggetti che sono coinvolti in una situazione di questo tipo, perché sappiamo anche, poi qualcuno ne parlerà sicuramente dopo, che nonostante i tentativi che vengono fatti, poi questi video ritornano in circolazione, questi messaggi tornano in circolazione, e quindi ecco qui la spirale che non, da questo punto di vista non si interrompe. L'altro aspetto sempre che sottolineo è quello che, mentre quando il famoso detto il paese è piccolo e la gente mormora, e qui invece dobbiamo dire che il paese non è piccolo, perché il web è abbastanza, diciamo, è qualcosa di molto ampio, e la gente urla perché la parola che viene detta, no, anche in punta di piedi, però ha una risonanza sicuramente diversa. E questo è importante perché da un punto di vista proprio anche di, diciamo, costruzione dell'immagine, chiamiamo della reputazione, no, che sia personale, che sia di istituzione o di organizzazione, è chiaro che tutto questo ha un impatto, perché tant'è vero che è cambiato proprio il modo in cui si costruisce la reputazione. Noi peraltro abbiamo una rivista digitale che appunto si chiama Reputation Today, dove affrontiamo di volta in volta tutta una serie di temi, quindi abbiamo affrontato per esempio in una servizio anche tutto questo tema, no, sotto una prospettiva multidisciplinare. E da questo punto di vista, anzi, ringrazio anche per l'invito a questo intervento, perché credo che quando affrontiamo temi come questi temi debbano essere affrontati con una prospettiva multidisciplinare, proprio perché hanno, no, diversi elementi. Già mi cominciano a mettere cartelli, quindi andrò più rapida. Altro fenomeno è quello delle fake news, che non è un fenomeno nuovo, no? Perché lo sappiamo, rumors, falsificerie, ma che cambiano il contesto con questi strumenti, no? Che in qualche modo, diciamo, veicolano con maggiori facilità queste notizie. Però attenzione, qui bisogna anche tener conto che agiscono su meccanismi cognitivi, no? Quindi i cosiddetti bias cognitivi, perché poi noi come esseri umani tendiamo in qualche modo a selezionare quelle informazioni che ci confermano, no, i nostri pensieri. Perché è chiaro che vogliamo mantenere un certo livello di coerenza. Però attenzione che questo, sia fake news che hate speech, peraltro possono essere anche strategie utilizzate per esempio nel cyberbullismo, nel cyberstalking. Quindi, oltre ad essere fenomeni di assistanti, possono essere anche proprio delle strategie ad hoc utilizzate con un potere discriminatorio, no? E quindi per far sentire, diciamo, la vittima in una situazione ancora di più di sottomissione, no? Rispetto alla persona.
persona dominante che utilizza tutti questi strumenti. Questi sono esempi di aggressività e molestie online. So che dopo si parlerà anche appunto di revenge porn, no? Un'altra fattispecie di reato importante che ovviamente ha delle connessioni, no? Col cyberbullismo, col cyberstalking, però vedete che tutti questi elementi poi alla fine utilizzano delle strategie comunicative d'immagine per mettere, no, in secondo piano quelle che sono le persone e quindi in qualche modo, diciamo, in una posizione ancora più di sottomissione. Non ho il tempo, quindi magari non andiamo a spiegare, e quindi questo, da questo punto di vista, spesso io utilizzo una parola che è quella dei crimini relazionali, perché quando la relazione diventa patologica, quindi la comunicazione e relazione sono tra loro, no, strettamente interrelate, quindi quando la relazione diventa patologica, quindi come in quei casi di cyberbullismo e di cyberstalking, ovviamente utilizza anche queste modalità comunicative aggressive e quindi, diciamo, fa ricorso anche per esempio al linguaggio d'odio piuttosto che alle fake news, appunto come dicevo prima, per discriminare. Di cyber però vorrei dire che c'è solo il prefisso, cioè nel senso che poi le conseguenze, come dicevo prima, sono reali, perché poi noi, questi sono esempi, è chiaro che poi sì, questi sono esempi, diciamo, di conseguenze generali, e io tendo sempre poi a far sì che, dato che ogni situazione a sé specifica, quindi con persone con sue, con proprie caratteristiche di personalità, è chiaro che poi ogni valutazione va fatta nello specifico. Però pensiamo alle conseguenze di persone che siano appunto, diciamo, ragazzi, ragazze o che siano adulti, dove noi abbiamo una perdita di autostima, come vedete sentimenti di vergogna e inadeguatezza, la tendenza ad isolarsi, gli effetti sulla salute, fino ad arrivare alla scelta di soluzioni estreme, come capita a volte, no, come elogiamo nelle cronache quotidiane, di casi di suicidio. Quello che io continuo a ripetere, il punto chiave, come dicevamo all'inizio, è la consapevolezza. Questa è una ricerca, un monitoraggio che noi facciamo per un progetto nazionale che si chiama Programma Il Futuro, che facciamo proprio di educazione alla consapevolezza digitale, quindi nel mondo della scuola. Quindi questa è una ricerca, per esempio, dove hanno partecipato, vedete le risposte sono di quasi 2300 insegnanti, e dove praticamente per loro, quando parlare di uso consapevolezza e quindi uso consapevole delle tecnologie digitali, ci dicono innanzitutto la conoscenza dei rischi legati al loro uso. E vedete, poi ci sono altre cose importanti, ma un'altra cosa che per esempio è emersa, anche se qui non ha una percentuale molto alta, ma parlando con gli insegnanti, è lo spirito critico, cioè la necessità di educare ad uno spirito critico. Quindi perché i regolamenti e le regole ci devono essere, ma ci deve essere anche un'educazione, no, su queste tematiche, perché altrimenti è chiaro che manca la parte proprio di consapevolezza, no, dei problemi e di quelli che sono i rischi. Questi sono ad esempio, no, noi facciamo anche, promuoviamo proprio un uso consapevole e trattiamo diversi temi, no? Da quello che è la gestione dell'identità digitale online, alla protezione dei dati, a muoversi e comunicare in modo consapevole e responsabile, perché riteniamo che questo sia il lavoro da fare, che almeno noi stiamo, insomma, tentando di fare ormai dal 2014, perché questo è un progetto iniziato appunto dal MIUR, quindi sul quale, diciamo, noi lavoriamo soprattutto su quest'area. Concludo con questa frase di Lorella Zanardo, che attivista ma anche autrice e che soprattutto fa un lavoro di educazione media, nel senso che con questo vorrei dire che, nonostante le problematiche che noi abbiamo, poi non dobbiamo demonizzare le tecnologie digitali né l'uso, no, che in qualche modo se ne fa, nel senso che poi alla fine le tecnologie non sono né buone né cattive, quindi dipende sempre dall'uso che noi ne facciamo. Però è chiaro che la rete, se ben usata, può essere un potente strumento di democrazia, e quindi questo, diciamo, per questo bisogna lavorare affinché non ci siano censure, ma nello stesso tempo, no, ci siano anche il rispetto dei diritti di tutti, perché poi in fin dei conti bisogna trovare un equilibrio, no? Quindi tra persone e tecnologie, ma anche tra ciò che si può fare e ciò che invece non si deve fare. Questo passa attraverso, no, un discorso, a mio avviso, di regole, ma soprattutto attraverso un discorso culturale. Quindi io vi ringrazio, spero di essere stata nei tempi, sono andata un po' più
perché ho visto il cartello che, ansiogeno che mi aveva intimorito e quindi mi sono fermata. grazie mille, dottoressa. Io allora andrei avanti nel presentare il prossimo ospite, che è Riccardo Meggiato, esperto appunto nel campo dell'analisi forense su dispositivi elettronici, software e telefonia. È consulente tecnico d'ufficio, consulente tecnico della difesa, è autore di numerosi bestseller e oggi parlerà con noi della rimozione dei contenuti e acquisizione delle prove dal punto di vista tecnico-informatico. Grazie mille. Eccoci qua. Allora, grazie a tutti. Dunque, ci sono un po' di problematiche, nel senso che passiamo da argomenti un po', come dire, di conversazione comunque molto ampi ai freddi numeri. Ed è sempre un po' un problema da parte del consulente tecnico spiegare questo passaggio, nel senso che nel ramo di cui io mi occupo ci occupiamo solamente di informazioni incontestabili. Anzi, il fine ultimo di queste informazioni è quello di essere il meno contestabili possibili. E per fare questo, per uscire nella magia, bisogna utilizzare la tecnica e bisogna utilizzare i numeri. Quindi dobbiamo fare un po' di discorsi tecnici. Il problema dei contenuti in rete non è mai un grosso problema di rimozione, nel senso che una volta che si decide in maniera legale di rimuovere un dato, la rimozione, insomma, il modo per rimuovere un contenuto lo si trova sempre, si è obbligati a farlo, quindi in un modo o nell'altro. Il problema è contestare che quel contenuto vada in qualche modo rimosso. E qui effettivamente cominciano a nascere i primi problemi. Abbiamo fondamentalmente due tipologie di problema. C'è un problema interpretativo e un problema tecnico. Il problema interpretativo nasce essenzialmente dal fatto che un tecnico di solito in questo processo fondamentalmente viene briffato, viene introdotto al problema da un quesito a cui deve rispondere. Questo quesito non sempre è proprio precisissimo e quindi bisogna passare del tempo per capire qual è l'oggetto della discussione. Per esempio, io negli ultimi mesi, anche quelli di lockdown, ho chiuso un sacco di perizie che avevano a che fare con la diffamazione. In questo caso diffamazione da Covid, ossia un sacco di persone, in particolare politici e sindaci, tantissimi sindaci, che avevano il problema di essere stati diffamati perché profili più o meno fake, alle volte non profili fake assolutamente, dicevano in buona sostanza, sostenevano nei social o anche in appositi siti, in blog, che quel dato sindaco era infetto e muovendosi all'interno del comune andava a infettare tutti quanti i cittadini, e quindi si avviavano tutte queste pratiche legali per ovviamente da una parte rimuovere questi tipi di contenuti e dall'altra ovviamente per aprire delle procedure, insomma, di denuncia per diffamazione. E quando il quesito veniva dato, ovviamente c'è sempre appunto questa fase nella quale bisogna studiare effettivamente tutto l'ambito nel quale quella diffamazione si propaga all'interno del sito piuttosto del social, cioè non ci si può fermare al singolo post magari, ma bisogna anche andare un po' più indietro, un po' più a fondo, bisogna andare ad analizzare tutte le ricorrenze di quel tipo di diffamazione, perché solo così si può costruire un quadro preciso che poi è di supporto, di ausilio al lavoro del legale, perché alla fine il lavoro mio e di chi fa il mio lavoro è esattamente essere di supporto appunto ai legali. Il processo quindi dell'acquisizione della prova digitale fondamentalmente avviene in quelle che sono quattro fasi. Sono molto celebri, nel senso che nell'informatica forense sono un dogma. Ossia, la fase di identificazione, che si trova come identification, la fase di raccolta, che si trova come collection della prova, appunto, la fase di acquisizione, o acquisition, e la fase di conservazione, detta anche preservation. Sono le quattro fasi all'interno delle quali si espleta tutta la procedura di acquisizione della prova appunto digitale. L'identificazione è quella fase in particolare durante la quale si cerca, si rileva e si documentano quelle che sono le prove digitali. Ossia, dobbiamo cercare di includere nel nostro report iniziale che facciamo, tutti quei dispositivi che in qualche modo possono avere a che fare con la traccia diffamatoria.
non solo dispositivi, ma anche sorgenti in particolare. Recentemente, settimana scorsa, abbiamo chiuso un altro lavoro che aveva a che fare con una diffamazione lunghissima, durata 7 anni, cioè c'era qualcuno che ripetutamente infamava determinati appunto soggetti. E lì è stato un gran lavoro perché ci si era accorti che a partire dal singolo post di diffamazione, questo post poi veniva amplificato in altri profili, in altri siti, veniva riprodotto su blog, veniva riprodotto su altri tipi di social, vuoi con lo strumento di condivisione che hanno appunto determinati tipi di social, vuoi con un copia e incolla. In altri casi veniva fatto uno screenshot del post e veniva invece postato come immagine. E questa era una sciccheria da un punto di vista tecnico, perché dovete sapere che ci sono strumenti che ci permettono di fare delle ricerche per stringhe, ma se tu metti quel contenuto come immagine, quegli strumenti falliscono e quindi bisogna cercare mano a mano. Io stesso mi sono trovato appunto ad analizzare un profilo con tutti i post, quasi tutti pubblici, che risaliva al 2012, quindi giorno per giorno è stato un massacro. Ecco, questo è quello che si c'era dietro alla fase di identification. Non è così banale come sembra, perché si tratta di rilevare tutte le iterazioni di quel contenuto, che si tratti di hating, che si tratti di diffamazione. Questo ovviamente dal punto di vista del tecnico, siccome siamo persone abbastanza tristi di nostro, nel senso abbiamo a che fare solo con informazioni, solo con numeri, per noi non cambia molto sapere qual è l'oggetto della cosa, a noi interessa trovare quell'oggetto e poterlo poi analizzare. Però prima di analizzarlo bisogna appunto raccoglierlo. Come si raccoglie? I dispositivi vengono di solito trasportati in un laboratorio oppure in un luogo on-site che viene attrezzato allo scopo. Se per esempio si deve fare un sequestro o altri generi di attività, c'è bisogno di spostarsi fisicamente, quindi ricreare il luogo confortevole dove passiamo 18 ore del nostro tempo al giorno e dove poter portare appunto tutti quanti gli items che abbiamo trovato per cercare appunto di analizzarli. La fase successiva è quella più famosa, quella che fondamentalmente di cui parlano tutti, però capite bene che arriva solamente in capo ad altre due fasi altrettanto importanti, ed è effettivamente la fase dell'acquisizione, è la fase nella quale si raccolgono le prove digitali da ciascuno dei supporti dove noi abbiamo trovato evidenza di quella appunto prova digitale da raccogliere. E infine c'è la preservation o conservazione, ossia le prove digitali vengono conservate in un luogo fisico e sicuro, potendo contare su determinate tecnologie di conservazione che ovviamente in 15 minuti non riesco purtroppo a trasmettervi come vorrei. La prova online. Allora, noi dobbiamo acquisire questa benedetta prova online. Ripeto, dal mio punto di vista, io sono di supporto spesso a magistrati, legali, forze dell'ordine, quindi il mio è veramente un lavoro tristissimo da questo punto di vista, nel senso che io non ho margini operativi, devo rimanere incollato alla prova e su questa devo espletare tutto quello che è appunto il mio lavoro. Ecco, nel mio lavoro però riusciamo ad avere anche un pochino di varietà e questa varietà ha delle implicazioni tecniche e di difficoltà che sono abbastanza, diciamo, notevoli. La prova online, pensate, può essere essenzialmente di questi tipi, ossia possiamo avere una prova, quindi come prova online in questo caso intendo un contenuto che può essere appunto diffamatorio, di odio, insomma ci sono ovviamente svariati tipi di contenuto, però ecco, il contenuto può essere proposto in interi siti web, quindi nascono per esempio dei blog dedicati solamente a gestire un tipo di contenuto, e ultimamente ne ho visti anche proliferare diversi nei casi che ho trattato, oppure ci possono essere singole pagine web all'interno appunto di siti che gestiscono in realtà anche altri tipi di contenuti. Poi ci possono essere contenuti che vanno in streaming, quindi video, YouTube per esempio, o anche audio, può capitare anche di trovare qualcosa su SoundCloud, per esempio, o dei podcast, per esempio, ci sono diversi podcast che sono appunto diffamatori e hanno delle, come dire, delle difficoltà tecniche di tipo molto diverso rispetto a quelli che sono i siti web o le singole pagine web. Poi abbiamo le tecnologie di condivisione di file, quindi tutti i sistemi cloud,
o i sistemi di file sharing che ci sono, quindi anche questi file di testo possono essere condivisi, file di testo, foto, video, ovviamente lo sappiamo perfettamente. E poi ci sono ovviamente le app, che sono un po' tutto un altro mondo, perché anche a livello di acquisizione cambiano alcune piccole cose, ma le app le conosciamo quasi tutti, insomma, WhatsApp, Telegram, Line, insomma, sono tantissimi tipi di app che dal nostro punto di vista sono dei software che contengono delle informazioni. Quindi anche a livello di acquisizione cambiano un po' queste cose. Ecco, quando noi parliamo proprio di acquisire un contenuto digitale, purtroppo dobbiamo estendere la nostra ricerca a tutta questa pletora di diverse sorgenti, le quali a loro volta possono avere una reiterazione di questo, appunto, di questi tipi di contenuti, appunto, diffamatori. Ci sono due principi da soddisfare ancora prima dell'acquisizione, sono i principi su cui si basa fondamentalmente tutta l'informatica forense. Questi due principi sono il principio di ripetibilità, che non sempre può essere purtroppo portato avanti, però diciamo che nella migliore delle ipotesi noi dobbiamo garantire il più possibile questo principio di ripetibilità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi non possiamo assolutamente andare a intaccare il reperto originale, dobbiamo dare modo a qualcun altro, nella fattispecie una controparte, di replicare esattamente la metodologia che noi stiamo mettendo in atto. Quindi deve essere possibile replicare esattamente quello che noi abbiamo fatto. E questo si fa. Come si fa? Creando ovviamente delle copie digitali e si fa soprattutto documentando molto bene tutta l'operazione che viene portata avanti, in modo che la controparte, una volta chiamata in causa, possa replicare esattamente i nostri stessi step e possibilmente arrivare alla stessa conclusione. Qui dobbiamo essere bravi appunto noi. Non è sempre possibile garantirli come vi spiegavo, e per questo è necessario documentarle appunto molto bene. Questi due principi ci portano a scartare spesso e volentieri due grandi finte false verità che ci sono nell'ambito dell'informatica forense, ossia che basti fare uno screenshot o fare un PDF di quello che si vede a video. Purtroppo non funziona, nel senso che se si portano degli screenshot, o meglio, se io vedessi come controparte degli screenshot, saprei demolire istantaneamente tutto l'impianto, perché effettivamente uno screenshot non ha quello che è il secondo principio cardine dell'informatica forense, ossia l'inalterabilità. Cioè, noi dobbiamo dimostrare che il reperto che portiamo all'attenzione non può essere alterato o non è stato alterato. Quindi uno screenshot invece, la classica disamina prevede di dire l'hanno ritoccato con Photoshop per infilare questo tipo di elemento e bisogna essere bravi a riuscire a controbattere a delle obiezioni appunto di questo tipo. E la stessa cosa vale per il PDF che è estremamente ben modificabile. Bisogna sempre mettersi nella testa, è un ragionamento che bisogna fare, di chi si oppone, di chi sarà dall'altra parte a cercare in qualche modo di controbattere al lavoro che abbiamo fatto da un punto di vista appunto di consulenti tecnici. Per fare questo, che cosa bisogna fare? Bisogna fare il più possibile, bisogna appunto agire per via documentale. E in che cosa consiste la via documentale nell'acquisizione di una prova informatica? Salvare per esempio il codice sorgente della pagina. Voi potete vedere in ogni istante, a seconda del browser che avete, se siete davanti a, per esempio, una pagina web, potete vedere il codice sorgente che compone quella pagina e quello va salvato con metodica forense e messo da parte. Poi bisogna registrare video a pieno schermo, è una cosa su cui io insisto sempre moltissimo. Ogni operazione deve prendere tutto lo schermo e deve essere riportato in un video che va allegato agli atti, assolutamente. Questo sia per garantire la ripetibilità, che è il principio di cui abbiamo parlato prima, e anche sia per mostrare l'inalterabilità, nel senso che noi, facendo tutta quella procedura, non abbiamo toccato, non abbiamo modificato in alcun modo quello che poteva essere il reperto digitale originale. Poi bisogna porre, ho messo una sciccheria che è acquisire il traffico di rete, quindi in buona sostanza dimostrare anche che noi ci siamo collegati al vero sito, perché mi è capitato in alcuni contraddittori di vedere che il perito dicesse: ma lei ha creato un sito, un clone del sito originale, veramente molto fantasiosa come teoria,
e da lì lei ha ricavato le prove che voleva. Ecco, in questo caso diventa molto utile anche acquisire il traffico di rete proprio per questo motivo, per dimostrare che il mio indirizzo IP si è collegato all'indirizzo IP che inequivocabilmente corrisponde a quello appunto del dominio. E poi apporre una marca temporale. La marca temporale è molto importante per stabilire che in quella data, in quell'ora, c'era quel reperto digitale. Perché altrimenti, se poi il reperto, se poi la prova diffamatoria o di odio, perché viene eliminata, io devo poter dimostrare che prima c'era. E come viene fatto questo? Viene fatto con varie tecnologie, tra cui anche appunto la blockchain. Si utilizza la blockchain per rendere, per cristallizzare, come si dice in gergo, il momento in cui si viene ad acquisire appunto quella prova. La cristallizzazione finale avviene quando prendiamo tutta la paccottiglia di file che abbiamo sviluppato sulla base della nostra indagine e andiamo ad apporre un codice con un algoritmo che si chiama algoritmo di hash, ce ne sono di vari tipi, che genera un lungo codice che è inequivocabile. Quel tipo di byte, quei bit memorizzati in quel giorno non possono che corrispondere solamente a quel codice. Qualunque minima modifica che viene apportata anche a solo un bit della paccottiglia dei file digitali che ho prodotto porta a una modifica sostanziale di quel codice, quindi viene dimostrato che c'è stata alterazione della prova informatica. Fondamentalmente, e vado velocissimo, ci sono due metodologie di acquisizione, quella che diciamo è fai da te e quella che consiste in tool prefatti. Qui non c'è un fatto di utilizzare una metodologia migliore di un'altra. Ci sono situazioni in cui il fai da te è la cosa migliore, per il semplice motivo che abbiamo bisogno di un grandissimo controllo su pochi contenuti, e questo è il caso che utilizzo io quando la prova è molto ben circostanziata. Se invece il lavoro è un po' più allargato, vi ho portato l'esempio di quella lunga diffamazione, è bene utilizzare dei tool prefatti, dei tool commerciali, come li chiamo io, perché consentono di gestire una grande mole di lavoro e riuscire solo in un secondo momento a focalizzarsi su determinati appunto elementi. Tra i tool fai da te c'è banalissimamente il comando wget, oppure ci sono i capturer per i log di sistema e dei certificati e via dicendo, oppure si può creare una macchina virtuale Linux all'interno della quale si prendono le prove informatiche, le si congelano, si chiude la macchina, si salva la macchina e la macchina virtuale stessa, che è macchina virtuale per chi non lo sapesse, è una tecnologia con la quale si può aprire un sistema operativo all'interno di un altro sistema operativo, in buona sostanza. Si chiude, si salva la macchina virtuale e la macchina virtuale diventa a sua volta prova digitale acquisita. Oppure ci sono i tool commerciali, io ne ho messi tre dei più conosciuti, ma ce ne sono tantissimi. C'è FOV e FAS, il primo sono due tecnologie, Forensics Acquisition of a Website oppure of Screenshot. Sono due tool che consentono di acquisire o interi siti o singoli screenshot previo pagamento di una determinata cifra e consentono proprio di fare tutto il processo che abbiamo visto, che è quello di acquisire la prova, di generare il timestamp, di fare una serie di cose. Sono molto utili ovviamente quando le prove appunto sono tante. Poi c'è un altro tool che è meno utilizzato, noi lo utilizziamo abbastanza, che è X1 Social Discovery, che non è altro che fondamentalmente non vorrei dire una semplificazione di troppo, ma è un downloader degli account social, ovviamente nella massima legalità. Si prende una copia dell'account di una persona, di quello che si può vedere dall'esterno, perché anche qui c'è il problema di chi attiva la privacy, di come l'attiva, si fa proprio un dump di quel social nel proprio PC di analisi e a quel punto si ha modo di fare ricerche per stringhe e via dicendo. E poi si possono utilizzare anche dei servizi in rete come appunto legalai.cloud che consentono di congelare stringhe e pagine specifiche quando i contenuti sono appunto molto molto pochi. Ecco, una cosa secondo me a chiusura di quello che vi ho raccontato, scusatemi se ho corso, però il tempo era poco e dovevo dirvi un sacco di cose. A chiusura di questo è sempre importante sottolineare molto bene una cosa: non esiste tool che possa in qualche modo sostituire la valutazione umana. E io stesso l'ho visto, sono 20 anni che faccio questo mestiere. Io stesso l'ho visto centinaia di volte. Se ti affidi solamente a quello che viene estratto dal tool, sei veramente fregato. Occorre una valutazione perché
anche con i migliori algoritmi di AI che adesso stanno venendo molto di moda, non c'è una buona discriminazione della prova digitale, perché comunque la mente umana riesce a discriminare anche degli elementi, delle sfaccettature che sono assolutamente indiscriminabili invece da un tool del tutto automatico. Grazie per l'attenzione, io ho finito qui. Grazie a lei. Prima di presentare l'ultimo relatore, ricordo che potete fare le vostre domande scrivendole sotto la diretta oppure anche scrivendole in chat alla pagina di Elsa Perugia. Concludiamo ora questi interventi con il professor Francesco Paolo Micozzi, che ringrazio anche per aver collaborato all'organizzazione di questo incontro. Docente di informatica giuridica all'Università degli Studi di Perugia, esperto di diritto penale dell'informatica e privacy, il quale ci illustrerà da un punto di vista giuridico il rapporto tra carte fondamentali e nuovi strumenti di comunicazione. Grazie Alice, non so se si vede. La vediamo? Inizio a condividere, vediamo se riesco a condividere le slide. Allora, le facciamo partire. Si vedono? Non vi sento. Sì, si vedono. Ok. Allora, buonasera a tutti, ringrazio Elsa Perugia per l'invito a questo evento, ringrazio tutti i partecipanti, consentitemi anche un saluto e un ringraziamento a Riccardo Meggiato che è stato chiarissimo nella sua illustrazione, così come tutti gli altri relatori che l'hanno, relatrici meglio, che l'hanno preceduto e che hanno affrontato dei temi che effettivamente sono dei temi che oggi sono e devono essere all'attenzione sostanzialmente di tutti coloro che si occupano sotto vari aspetti di tutte le questioni legate al diritto, all'informatica, alla sociologia, alla psicologia, perché effettivamente l'avvento dell'era di Internet ha determinato degli stravolgimenti, dei cambiamenti ai quali non siamo ancora abituati, non ci siamo ancora sedimentati da questo punto di vista e quindi possiamo avere alcuni problemi e in particolare i problemi che mi preoccupano maggiormente sono quelli di cui parlo anche ai ragazzi del corso di informatica giuridica del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Perugia e sono delle preoccupazioni che il giurista, soprattutto per quello che riguarda l'ambito del diritto deve tenere gli occhi bene aperti perché è vero che le tecnologie semplificano la vita, ma le tecnologie, così come diceva anche Riccardo, non possiamo affidarci solo alla tecnologia, anche con l'uso di intelligenza artificiale, anche per fare delle analisi, se non abbiamo ben chiaro qual è il risultato al quale puntiamo e come quel risultato viene ottenuto, il rischio è che il risultato finale sia sfasato o non sia corretto rispetto a quello che ci si aspettava. Stessa cosa vale per soprattutto i diritti. La prima cosa che noi dobbiamo considerare, il giurista oggi deve considerare quando si interfaccia con le tecnologie, è legato al fatto che le tecnologie possono creare delle discriminazioni particolarmente importanti. È l'applicazione non corretta dei principi di diritto e delle garanzie fondamentali, dei diritti fondamentali nell'ambito in cui viviamo quotidianamente, in cui entrino in qualche modo in rilievo le tecnologie, cioè qualsiasi aspetto della vita quotidiana di chiunque, il rischio è quello che quelle garanzie, quei diritti fondamentali che abbiamo ottenuto dopo centinaia, forse migliaia di anni di battaglie sociali, versamenti di sangue, il rischio è che vengano perduti semplicemente per un fraintendimento di quello che può essere un'applicazione di una qualche tecnologia. Quando parliamo di libertà in rete, dobbiamo innanzitutto cercare di capire che cosa significa libertà in internet. Libertà in internet tecnicamente non significherebbe nulla se non tantissime cose, sono tantissimi concetti legati al concetto contenitore, diciamo, di
libertà in internet. E pensiamo ad esempio agli aspetti legati ai diritti digitali, cioè ai diritti e le libertà tradizionali declinati nella dimensione digitale, ovvero i diritti e le libertà che si ispirano a ciò che il digitale ha apportato, quindi nuovi diritti e nuove libertà che ci si aspetterebbe di trovare in un ambiente digitale. Pensiamo che Stefano Rodotà pensava all'introduzione nella nostra Costituzione del diritto ad internet. Oppure abbiamo in questo grande contenitore delle libertà in internet, abbiamo i concetti delle libertà digitali, argomenti come libertà di espressione, oppure censura online, neutralità della rete, sono veramente tantissimi gli argomenti. Ma se noi volessimo partire almeno da qualche aspetto, perché ovviamente in 15 minuti è impossibile parlare di tutte le libertà in rete e di tutti i profili problematici che il concetto di libertà in rete può provocare, facciamo un gioco. Partiamo dalle libertà che conosciamo già nella nostra Costituzione, partendo innanzitutto dalla libertà personale dell'articolo 13, che è presupposto imprescindibile di qualsiasi altra libertà. Non ci potrebbe essere libertà di circolazione senza una libertà personale, non ci potrebbe essere libertà di professione religiosa senza la libertà personale. Quindi la libertà personale dell'articolo 13 della nostra Costituzione è un qualcosa che sta a monte. E tutte le libertà fondamentali che noi conosciamo nella nostra Costituzione non sono delle libertà assolute, anche se potrebbe sembrare così. E la prova è proprio il periodo del Covid-19. Perché? Perché durante un periodo di emergenza, quando si tratta di far fronte a determinate situazioni, determinati diritti che pure sono fondamentali possono subire delle compressioni. E la compressione del diritto non significa mettere in stand-by un diritto, ma significa ridurre leggermente la persistenza di un diritto fondamentale a vantaggio di un qualche altro diritto fondamentale. Questo l'ha detto la stessa Corte Costituzionale nella sentenza 20 del 2019. Dice la Corte Costituzionale: se voi volete fare un bilanciamento dei diritti, se attenuate un diritto fondamentale, dall'altra parte un altro diritto fondamentale deve ottenere un beneficio per contrastare una qualche situazione. Se noi soffochiamo un diritto, lo riduciamo o lo attenuiamo senza nessun beneficio per nessun altro diritto fondamentale, quella non è un bilanciamento dei diritti, quello è un soffocamento dei diritti, è quello che noi dobbiamo evitare. Se ne è parlato tantissimo, ma non è il caso di parlarne adesso, anche a proposito delle app di contact tracing. Anche lì ci sono dei diritti fondamentali, quindi non si tratta di fisime della privacy, si tratta di bilanciare dei diritti fondamentali. La nostra presidente della Corte Costituzionale, parlando della nostra Costituzione, rispondendo a chi diceva che la nostra Costituzione in realtà dovrebbe prevedere, la nostra Costituzione sarebbe zoppa perché non prevede un diritto dell'emergenza, la nostra presidente ha detto che fortunatamente non lo prevede un diritto dell'emergenza, perché normalmente nel diritto dell'emergenza si celebrano le più grosse porcherie dal punto di vista della democrazia. E non solo della democrazia, ma tutti gli aspetti che riguardano anche l'ambito, pensiamo alla corruzione nella pubblica amministrazione, tutte le attenzioni che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha nel momento del contrasto a tutti i fenomeni di maladministration, si vede che si acuiscono nei momenti in cui ci sia un'emergenza a cui far fronte. Quindi è in quel momento che bisogna stare maggiormente attenti, perché approfittare dell'emergenza potrebbe essere una tentazione, soprattutto in ordinamenti poco democratici. E quando qualcuno vi dirà: sì, ma noi non dobbiamo temere una compressione dei nostri diritti, il nostro governo è democratico, noi non dobbiamo pensare al nostro governo attuale, perché se noi accettiamo una compressione, non un bilanciamento, ma un soffocamento dei diritti fondamentali senza avere in cambio nulla, il rischio è che nel corso degli anni ci abituiamo a quella situazione di emergenza e ci abituiamo a quel soffocamento dei diritti fondamentali. Quindi andiamo a vedere un po', oltre all'articolo 13 e tutti gli altri diritti che, come dicevo, ammettono un bilanciamento. In che modo?
lo ammettono, come vedete qua, e così è previsto sostanzialmente per tutte le libertà fondamentali, per atto motivato dell'autorità giudiziaria, che fa parte di uno dei poteri dello Stato italiano, che deve agire, che dovrebbe essere soggetto soltanto alla legge. Quindi, come vedete, ci sono entrambi gli elementi. Vi è sia la legge, sia un organo terzo, la magistratura, che è in grado di applicare in modo imparziale quelle limitazioni. Ad esempio, pensiamo alle libertà di manifestazione del pensiero. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, quindi anche internet, e poi lo vedremo. Che cosa significa che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, che chiunque può decidere cosa dire in qualsiasi momento? No, ma questo non era previsto nemmeno dopo la rivoluzione francese, quando c'è stata la carta fondamentale dei diritti dell'uomo. Anche lì c'era una norma sostanzialmente identica al nostro articolo 21, in cui si diceva però può essere limitata nei casi previsti dalla legge. Qual è la limitazione che noi conosciamo del diritto alla manifestazione del pensiero? Ad esempio, quando tu non stai manifestando il pensiero, ma stai sfociando nell'articolo 595 del codice penale, cioè la diffamazione, e quindi c'è la legge, il codice penale è una legge, la legge che dice in quale caso può essere limitata questa libertà di manifestazione di pensiero, con il provvedimento dell'autorità giudiziaria, quindi ad esempio la sentenza di condanna, che stabilisce che tu non stavi liberamente manifestando il pensiero, ma stavi diffamando, stavi commettendo un reato. Quindi ci sono delle ipotesi in cui questi diritti possono essere limitati. E la nostra Costituzione, facendo riferimento al concetto di altro mezzo di diffusione, la nostra Costituzione, se ci pensate, è quella che viene definita spesso una Costituzione vivente, cioè è una Costituzione che non si attacca al foglio di carta o all'internet. Non è una Costituzione che va a disciplinare nel dettaglio la manifestazione del pensiero mediante o le comunicazioni mediante il telefono di un particolare modello, perché il rischio è che scrivere delle norme particolarmente puntuali da quel punto di vista rischia di rendere desueta o di far invecchiare rapidamente, sarebbe soggetta a un'obsolescenza rapidissima la nostra Costituzione. Invece la nostra Costituzione è una Costituzione vivente, proprio perché si applica agli strumenti che cambiano nel tempo. Il problema è che internet sta nel mondo, la nostra Costituzione sta in Italia, quindi paese che vai, ordinamento giuridico che trovi. E quindi la manifestazione delle libertà in rete, sebbene la rete sia soggetta soltanto alle regole tecniche del routing, cioè dell'instradamento dei pacchetti su una rete di comunicazione che prescinde dagli ordinamenti nazionali sul quale si trovi a transitare, purtroppo però vi sono dei paesi in cui determinate notizie online non gradiscono che circolino, e quindi determinati paesi diversamente democratici, diciamo così, non gradiscono la diffusione di contenuti, ad esempio attraverso blog, di oppositori politici. Normalmente gli ordinamenti totalitari non hanno mai gradito la diffusione di contenuti che vadano in contrasto con la loro idea politica. E allora vediamo un po' di argomenti che possono interessare la nostra discussione. Cerco di avviarmi alla conclusione nel più breve tempo possibile. Pensiamo alla censura online, pensiamo agli ordinamenti in cui mediante tecniche particolari, ad esempio imponendo agli internet service provider di filtrare attraverso il DNS o di filtraggi IP più o meno intensi, o attraverso un sistema di packet inspection, sistemi tecnologici che richiedono l'impiego di notevoli risorse tecnologiche, in un modo o in un altro si può tentare di limitare la diffusione di determinati contenuti
in rete. Pensiamo ancora ai temi dei sequestri online, al tema delle fake news di cui si è parlato prima. E perché è importante dal punto di vista giuridico parlare di fake news? Perché se voi ci pensate, se una notizia viene definita falsa, qualcuno deve averla definita falsa. Il problema è che negli ordinamenti poco democratici, chi definisce falsa la notizia normalmente è chi sta al potere, e chi sta al potere tendenzialmente reputa falsa la notizia dell'oppositore politico. E si vede che in un libro, un recente libro del professor Giovanni Zicardi, professore di informatica giuridica dell'Università di Milano, ha notato che effettivamente laddove siano state introdotte delle norme per il contrasto ai fenomeni come l'hate speech o fake news o comunque argomenti di cui si parla molto spesso, ma un fatto è parlarne, altro è scrivere delle norme in grado di contrastare questi fenomeni. In molti casi diciamo che c'è stata la tendenza a sfruttare in modo antidemocratico quelle norme che erano state introdotte per delle finalità particolari. E questa, diciamo che questa tentazione c'è sempre stata ed sono sempre stati utilizzati argomenti come piedi di porco. C'è un termine nello slang dell'underground, anche italiano, che è l'unico termine detto pedoterrosatanismo, è un'unica parola con la quale si vogliono racchiudere tre degli elementi che storicamente venivano utilizzati come piede di porco per introdurre una qualche limitazione al diritto di accesso alla rete internet o alla fruizione o alla condivisione di determinati contenuti online. Quindi è capitato anche in Italia che con la scusa della contrasto ai fenomeni di pedofilia in rete siano state introdotte delle norme che magari potevano creare diciamo un danno maggiore del reato che intendevano prevenire. Quindi anche scrivere delle norme in modo non cioè guidati magari dal momento o guidati da un episodio di cronaca che può aver suscitato l'opinione pubblica e quindi il politico per sfruttare il momento in ottica elettorale, magari propone un disegno di legge per ostacolare quei determinati fenomeni. E anche lì il ricorso all'emergenza dal punto di vista del legislatore, senza uno studio approfondito delle varie tematiche, anche lì il rischio che si introducano delle limitazioni è particolarmente grave. Pensiamo ancora al diritto alla trasparenza, alla protezione dei dati personali, il diritto all'istruzione o ai digital right management, come nel caso dell'hacker, del giovane Aaron Swartz, che è morto suicida prima dei 30 anni per aver semplicemente scaricato dei contenuti da una biblioteca per finalità di studio, ovviamente. Ma andando avanti, quando parliamo di censura, noi sappiamo che negli ordinamenti democratici la libertà di espressione è favorita da un numero enorme di fonti di informazione. Se noi pensiamo alla volontà censoria degli ordinamenti poco democratici, perché? Perché deve passare solo la voce del regime. Se noi pensiamo a Joseph Goebbels, il ministro della propaganda nazista, e al periodo nazista, noi sappiamo che Der Stürmer era l'unico quotidiano di informazione politica abilitato a fare informazione politica. Nell'immagine vedete una rappresentazione degli ebrei che cucinavano i bambini, quindi come vedete era abbastanza oggettiva. Ovviamente vorrei evitare fraintendimenti, sto usando dell'ironia, mi sembra anche abbastanza semplice. Il problema è che quando
ci muoviamo sulla dimensione cartacea, è facile zittire l'editoria cartacea. Quando invece ci muoviamo nel mondo dell'internet, applicare quello stesso tipo di censura che diciamo il moderno Joseph Goebbels avrebbe maggiori difficoltà a imporre una censura allo stesso modo che era stato che si era fatto con i giornali. E la censura in Italia, nel mondo, e quindi internet è uguale in tutto il mondo, ma tutto il mondo non si comporta allo stesso modo con internet, tanto è vero che in questa mappa vedete che in alcuni paesi determinati prodotti non sono accessibili alla maggior parte dei cittadini, salvo che non utilizzino determinate strumenti di elusione della censura. In alcuni paesi ci sono addirittura strumenti di Stato per chattare, per condividere contenuti o per inviare delle immagini, e in molti di quei paesi, se voi provaste a intervistarli, per loro quel tipo di censura è sostanzialmente lo Stato che li protegge dagli attacchi esterni, quindi in molti casi è anche accettata. E ricordiamo che in quasi tutti gli ordinamenti totalitari all'inizio vi è sempre la stragrande maggioranza della popolazione che è con il dittatore, proprio perché, data un'emergenza, dato un nemico unico, nemico comune, ci si deve coalizzare, si deve avere la figura forte in grado di proteggere un'intera nazione. Quindi ci si riconosce tutti sotto un'unica bandiera contro un unico nemico, con un soggetto forte in grado di guidare l'intera nazione. E questo succede ancora oggi, succede anche dal punto di vista dell'elusione, della censura in rete. Tipi di censura sono vari, e una visione di internet che abbiamo anche nei nostri disegni di legge è quella di un internet in grado anche di liberare dei popoli oppressi. Se noi pensiamo al periodo delle proteste in Siria qualche anno fa ormai, voi vedrete che nei grafici di utilizzo della rete Tor in Siria vi è stato un incremento incredibile dell'utilizzo della rete Tor, proprio perché, essendo in un regime soggetto a un controllo, a una censura online, senza l'utilizzo di determinati strumenti non sarebbero probabilmente mai arrivate a noi le immagini di quello che stava succedendo durante quelle rivolte nei paesi nordafricani o arabi. Quindi noi anche in Italia abbiamo avuto dei disegni di legge contro le fake news, se ne è parlato, lo ricordava anche Giulia prima, a livello europeo, ha fatto riferimento anche alla direttiva 2031 CE sul e-commerce, che da noi in Italia è stata recepita con il decreto legislativo 70 del 2003, che è stato utilizzato da noi in Italia per oscurare determinati contenuti, secondo me in modo contrario a quello che prevedeva la stessa direttiva europea. Dico secondo me perché mi sono occupato insieme al collega Giovanni Battista Gallus del primo caso in Italia di censura mediante l'utilizzo di questo decreto legislativo. Era 12 anni fa, quindi stiamo parlando di un processo che ha dato poi avvio all'era dei sequestri mediante oscuramento, quindi non sequestro fisico del sito web o del contenuto, ma imposizione agli internet service provider di impedire l'accesso agli italiani che accedessero attraverso quei provider a quei determinati contenuti stipati in qualche server in giro per il mondo. Non mi voglio soffermare da questo punto di vista sul disegno di legge Gambaro, che ormai è di qualche anno fa, sulla disciplina delle fake news in Italia, posto che... Professore, scusi, il tempo è terminato, quindi se può avviarsi alle... Sì, sto concludendo. Dicevo, è necessario quindi stare attenti come giuristi alla
soprattutto all'educazione dei più giovani e soprattutto allo studio del diritto e delle sue interrelazioni con il web, perché per la vostra sicurezza potremmo rischiare di non avere più libertà. Questo è, non mi ci soffermo perché abbiamo già visto l'articolo 21, abbiamo visto come devono essere bilanciati i vari diritti, e anche il nostro 595 del codice penale, come vedete, è una norma aperta, per cui è ricompreso anche la diffamazione a mezzo internet, anche se qualcuno in passato, qualche politico, diceva che internet è una giungla priva di regole e quindi voleva regolamentare e introdurre una norma ulteriore per disciplinare, per reprimere le diffamazioni online, cosa che ovviamente non è necessario. Quindi stiamo attenti alle mosse del nostro legislatore, anche perché per un errore potremmo rischiare di vedere compromesse delle libertà fondamentali. Io vi ringrazio per l'attenzione e ridò la linea allo studio. Grazie mille, professore, grazie mille a tutti i nostri relatori. Adesso arriva il tempo delle domande e dico solamente che nel caso in cui gli altri relatori vogliono intervenire, vogliono commentare una domanda che non è stata rivolta loro specificatamente, lo possono tranquillamente fare, è sempre una replica più o meno breve, ma potete tranquillamente farlo. Allora, la prima domanda è per la Carmeggiato. Ci chiedono: che cosa è successo a livello tecnico informatico negli anni della primavera araba? Microfono? Microfono acceso? Grazie. Ok, scusa. Da un punto di vista tecnico è successa una creazione di una miriade di account fasulli. Probabilmente è stata la prima vera, il primo vero esempio di amplificazione di account in modo, in qualche modo, da riuscire ad amplificare determinati tipi di messaggio. Ed è stata la prima introduzione dei sistemi crittografici di alto livello nelle comunicazioni di tipo politico, se vogliamo. Questo da un punto di vista tecnico, molto molto breve. Sì, eccoci. Passiamo alla seconda domanda. Questa è rivolta alla dottoressa Corradini. Come consiglia di reagire dopo aver subito il revenge porn? Ovviamente penso da un punto di vista psicologico. Allora, è chiaro che questo non posso rispondere nel giro di pochi secondi, però dipende anche innanzitutto se si tratta di revenge porn, no? Che tipo di attività si è subita, quindi anche la sistematicità, le azioni, quindi insomma bisogna anche capire, no, contestualizzare prima di dare ovviamente, diciamo, dei consigli. E è chiaro che ci sono dei diversi livelli di intervento successivi, che sono quello che è il livello giuridico è una cosa, poi il livello psicologico, il livello, diciamo, della ripresa è un altro. Quindi voglio dire, da questo punto di vista, lavorare su se stessi e quindi su un recupero psicologico principalmente, no? Quindi poi dipende anche dal livello di come dire, di conseguenze che ne sono derivate, cioè prima di dare, no, ovviamente quella che è la cura, va fatta una diagnosi. In generale è chiaro che da questo punto di vista io sono molto propensa a lavorare sulle attività di prevenzione, no, per evitare che poi le cose succedano. Quando succedono però bisogna poi reagire, e quindi da questo punto di vista non perdersi d'animo e quindi lavorare su se stessi, perché non ci si deve assolutamente vergognare innanzitutto di aver subito, no, azioni di questo tipo, perché la vittima ha una sua dignità e quindi può tranquillamente agire attraverso quelle che sono, ripeto, le vie giuridiche un conto, però le vie proprio di recupero del proprio equilibrio, perché questo è fondamentale anche per affrontare qualsiasi azione successiva, quindi il benessere prima di tutto, e ripeto, non appoggiarsi a quelle che sono le reti sociali, no? La famiglia piuttosto che il proprio compagno, la compagna, quindi a seconda delle situazioni, e quindi, diciamo, però reagire, quindi non stare nell'indifferenza, ma cercare di avere una reazione attiva e anche in questo caso direi consapevole.
Grazie mille. La prossima domanda è per la professoressa Stefanelli e chiedono che cosa pensa del fatto che spesso i genitori condividono sui social contenuti relativi ai propri figli, ovviamente da un punto di vista giuridico. Da un punto di vista giuridico cominciamo ad avere le prime decisioni che condannano i genitori non soltanto a rimuovere questi contenuti, ma anche introducono delle misure per incentivare l'osservanza di questo obbligo, che diventano praticamente l'obbligo di pagare una somma di denaro in un conto destinato al minore per ogni giorno nel quale questi contenuti continuano ad essere online. Perché la presenza in sé dei contenuti di un'altra persona, soprattutto di un minorenne online, è in sé dannosa, perché a questo ragazzo, a questa ragazza, creiamo una eredità digitale della quale non potrà di fatto liberarsi mai, perché se, come abbiamo detto prima, come abbiamo sentito prima, è possibile rimuovere i contenuti da internet, è impossibile escludere che qualcuno ce li rimetta di nuovo e che continuino a girare con la stessa viralità con cui l'avevano prima. Quindi non è la stessa cosa assolutamente far vedere l'album delle foto del battesimo agli amici che ci vengono a trovare a casa e diffonderlo online. Si fa con troppa leggerezza, veramente troppa leggerezza, senza rendersi conto dei danni terribili che si creano. Un ragazzo, per esempio, chiede al Tribunale di Roma e ottiene di poter continuare a studiare negli Stati Uniti dove vive il papà, ma chiede che la mamma rimuova dal suo profilo Facebook le foto che riguardavano questo ragazzo, che veniva dipinto come malato di mente, come asociale, eccetera, perché altrimenti si sarebbe portato anche negli Stati Uniti quello stigma che lo costringeva a passare un oceano per potersi liberare da queste pressioni da parte di tutti gli altri. Quindi rendiamoci conto che non è uno scherzo, assolutamente. Grazie, la prossima domanda è per Giulia Pastorella e volevo chiederti, noi abbiamo parlato principalmente di social network, quindi di diciamo, imprese che sono sulla superficie di internet, ma per tutte quelle imprese e attività commerciali che si trovano invece nella parte diciamo, sotterranea, nella parte infrastrutturale di internet, quindi registrar società che forniscono una connessione telefonica. In tutti quei casi, secondo te ci dovrebbe essere o non ci dovrebbe essere una limitazione da parte dello Stato alla discrezionalità di queste imprese che potrebbero magari decidere di censurare dei contenuti che loro ritengono odiosi o pericolosi? Ma ne ha parlato prima il professor Micozzi, mi pare fosse, che parlava di censura online, di ISP, quindi di Internet Service Providers e di quello che si può o non può fare. Forse è più adatto rispondere a questa domanda, però io posso dare quello che io ritengo, indipendentemente da che sia, cioè la cosa dei social media è un po' diversa perché ovviamente hanno un reach. Non direi globale, ma regionale, visto che in alcuni casi i social media non raggiungono tutti i paesi del mondo. Quindi, sia nel loro caso che nel caso degli ISPs e altre, come l'hai chiamato tu, no, il back-end della rete, tutto dipende molto dall'interazione e la relazione tra questi e il governo. Cioè, se tu mi fai la tua domanda in Cina, ti posso dire, beh, probabilmente non solo è possibile, ma è anche molto probabile. E se mi fai questa domanda in altri paesi, si tratta più di censura e sappiamo bene che non è necessariamente, la strada che vogliamo prendere. Alcuni paesi europei, stanno passando leggi, penso all'Ungheria che ha passato leggi che puniscono chi diffonde fake news sul Covid senza aver necessariamente specificato come, chi, cosa. Ecco, questo potrebbe essere un esempio in cui dalla censura si passa direttamente, ad altro. Finisco col dire che una cosa da tenere a mente, è che se si parla di contenuto non illegale, ma contenuto solo, dannoso o insomma che dà problemi, è una questione molto molto culturale, molto meno semplice da definire. Cioè, in teoria, come hanno detto tutti i nostri relatori, a livello di leggi si può capire quello che è legale, quello che è illegale, e si può trasferire lo stesso framework normativo, mutatis mutandis, online.
La questione di quello che fa male è molto più, guardiamo anche solo nella stessa Europa, ci sono paesi che condannano più o meno la pornografia o altri tipi di contenuto, c'è chi condanna la violenza e chi invece non ce l'ha nella lista di quelle sulle leggi di hate speech, quindi è molto vario quello che si può considerare harmful. Per cui alla tua domanda, non so se sia un'opzione da... su cui spingere o da sperare che venga messa in pratica proprio per queste differenze culturali, ma soprattutto io direi per il pericolo che poi finisca nelle mani sbagliate. Ecco. Grazie mille. Allora proseguiamo con le domande. La prossima è per la dottoressa Corradini. Ci chiedono che cosa ne pensi dei nuovi social che stanno spopolando tra i più giovani, un esempio tra tutti TikTok, i cui contenuti spesso si fondano sull'ostentazione della fisicità. Non potrebbero rappresentare un rischio per la crescita equilibrata dei minori? Allora, come ho detto, sì, adesso si parla molto, no, di questi nuovi strumenti di TikTok, no, e perché è chiaro che poi quando... esce lo strumento, c'è un po' la moda e quindi ci si trasferisce, no, su questo nuovo strumento. Allora è chiaro che l'immagine, la fisicità, ma soprattutto l'immagine, penso anche a Instagram per esempio, no, dove si mettono molte foto, molte immagini, quindi tutto ciò che immagine è chiaro che per i minori, per i ragazzi, ma un po' è per tutti, diciamo che è importante, no? Quindi il concetto di immagine l'abbiamo detto prima. Io credo una cosa, non mi sento di dire gli strumenti sono, ripeto, i social sono buoni, sono cattivi. Dipende sempre dall'uso che se ne fa, cioè quindi quali sono le motivazioni che ovviamente spingono poi a mettere online, non so, immagini o video che sono al limite, no, della decenza, chiamiamola così. Però è chiaro che, allora, io credo che i ragazzi innanzitutto debbano conoscere questi strumenti, perché se non li conoscono non possono conoscerne i rischi, quindi oltre ai vantaggi. Poi da lì all'uso consapevole ce ne vuole, quello che noi stiamo cercando di fare, no, sul discorso consapevolezza, quindi non vorrei mai far passare il messaggio di criminalizzare, no, strumenti o servizi, perché non è quello che dobbiamo fare, ma quello di insegnare ad usarli in modo giusto, perché se io sono consapevole che se metto determinati contenuti in un determinato social, questo comunque può diventare un'arma anche contro di me, allora a questo punto io devo capire cosa posso inserire, fino a che punto mi posso spingere, quindi diciamo che incontri come quello che abbiamo fatto oggi servono proprio, no, anche a far passare, secondo me, questi messaggi, quindi passa sempre attraverso, ripeto, l'uso responsabile. Grazie, io ora ho una domanda per Giulia Pastorella. Secondo lei, al momento c'è una sorta di visione degli over the top come capri espiatori di tutto ciò che avviene in rete, mentre passano quasi in secondo piano le responsabilità di chi tiene effettivamente i comportamenti lesivi? Ecco, non riuscivo a cliccare. Allora, aggiungerei, in parte sì, avendo lavorato fino a un paio di settimane fa per una grande multinazionale che invece faceva dispositivi, adesso l'attenzione si sta spostando non solo dagli over the top, ma anche ai manufacturers, quindi ai costruttori di dispositivi. Quello che noi cercavamo di dire e che gli over the top anche dicono spesso è che attenzione a confondere lo strumento con l'azione. Quindi in tutta la questione di Telegram e revenge porn e così via, si dà addosso allo strumento e non tanto chi c'è dietro. Quindi la risposta breve è sì, possiamo poi lavorare su quali siano le responsabilità degli uni e degli altri, l'anonimato e tutto quanto. Io, per dirla molto molto breve, come è stato anche già detto da diversi altri relatori, quello che vale online, quello che vale offline deve valere anche online. Io posso comprare delle mele senza essere identificato, posso comprare da Amazon le mele senza essere identificato, se però sparo a qualcuno online, quindi faccio del male a qualcuno, a quel punto non ci può più essere anonimato. Quindi c'è molta confusione su, ho portato dentro la questione dell'anonimato semplicemente per dare un esempio, c'è molta confusione tra quali devono essere le regole soggiacenti di questi servizi e anche di, insomma,
di come funzionano i devices e cosa devono monitorare rispetto ai comportamenti, quindi direi proprio di sì. Grazie mille. La prossima domanda è per il professor Micozzi. Spesso si ha la sensazione che siano considerate fake news anche quelle notizie che, seppur rifacendosi a fatti realmente accaduti, provengano da testate giornalistiche non accreditate. C'è quindi il rischio di confondere la notizia colorata da opinioni con la notizia falsa. Cosa ne pensa? Dov'è il discrimen? Il discrimen è quello che dicevo prima, cioè il rischio è... Il rischio nelle normative che si occupano di fake news è stabilire chi e in base a quali regole deve decidere che cosa è fake e che cosa non è fake, che cosa deve essere censurato e cosa non deve essere censurato. Fermo restando che gli strumenti online per eludere qualsiasi forma di censura esistono, sono generalmente utilizzati. Uno dei suggerimenti che si dava agli utenti era di prestare una particolare attenzione, ma questo sembrerebbe un discorso leggermente differente, di praticare l'arte della sicurezza sempre e comunque, a prescindere dal fatto che si abbia qualcosa da nascondere. Cioè utilizzare la cifratura sempre e comunque, perché altrimenti se la utilizziamo solo per inviare dei contenuti che vorremmo che fossero tenuti nascosti, perché ad esempio faccio riferimento a un caso in cui un dissidente di un paese diciamo scarsamente democratico che parlava con me in un hack meeting 11 anni fa, diceva: noi a seconda di quello che scriviamo sui blog, il giorno dopo, la mattina dopo, arrivano, ci portano via, non è che ci giocano leggeri. E tutte le tecniche che si suggeriscono anche ai giornalisti, perché queste tecniche, laddove c'è una censura, normalmente c'è una pesante sanzione nella violazione della censura, e passare da un decido io cos'è fake al ti porto in carcere perché hai scritto qualcosa di fake, il passo è molto breve, quindi dobbiamo stare molto attenti, perché le libertà sono un elastico che si slabbra facilmente, che non si riporta alla situazione normale. Una volta che ci abituiamo a poco a rilasciare, a accettare delle compressioni delle libertà, poi arrivare a delle compressioni per cui si accetta anche il fatto che qualcuno possa sparire dalla circolazione perché ha scritto qualcosa su un blog, il passo è abbastanza breve. Poi ovviamente la soluzione qual è alle fake news? C'era un giornalino in Svezia, avevo chiesto l'autorizzazione, ne avevo parlato in un convegno qualche anno fa. In Svezia insegnano ai bambini a capire che cosa è vero e che cosa non è vero. Perché secondo voi è più semplice punire chi dice qualcosa di falso, a prescindere dal fatto che ci sia qualcuno che deve decidere che cosa è falso, oppure insegnare a distinguere i bambini? Un periodo si diceva quello che sta sui libri è vero, oggi si dice quello che sta su internet è vero, e potrebbe essere altrettanto rischioso, perché si rischia di andare a cogliere delle teorie le più strampalate o quelle teorie complottiste, che ovviamente sono fake news, ma se a un bambino insegnate l'arte del ragionamento, l'arte della critica, il bambino non arriverà mai a pensare che sia normale una legge che sanzioni chi dice una stupidaggine. Ad esempio, immaginate, non voglio offendere nessuno, ma per me ad esempio è una stupidaggine dire che la Terra è piatta, eppure ci sono tante persone che sempre più spesso oggi dicono che la Terra è piatta. Perché? Perché c'è un fenomeno per cui la diffusione da parte di un numero
imponente di persone di una determinata notizia, e questa è una delle regole di Joseph Goebbels nella propaganda nazista, cioè se tu ripeti con un linguaggio adatto a un bambino di 5 anni una bugia, la ripeti 10.000, 100.000 volte, le persone ci credono alla fine. Perché? Perché dicono, è un po' l'effetto dei commenti, su Amazon o su TripAdvisor, dove noi ci fidiamo maggiormente di un prodotto perché vediamo commenti positivi a quel determinato prodotto. Poi magari non sappiamo che esiste un commercio dei commenti positivi su determinate piattaforme o esistono altri strumenti per indirizzare l'opinione pubblica. Quindi il discorso sulle fake news, e qua mi taccio, è particolarmente complesso. Secondo me bisogna puntare molto da un lato sull'educazione civica digitale sin dalla tenera età. Non capisco perché sia sparita questa materia dai primi anni delle scuole dell'obbligo, perché l'educazione civica, soprattutto digitale, del cittadino digitale è fondamentale. E poi già ai bambini dell'asilo far capire che ripetere una cosa solo perché la si è sentita o la si è letta su internet forse potrebbe provocarci delle ripercussioni negative, quindi stiamo attenti, cerchiamo di puntare più sull'educazione che sulla repressione da questo punto di vista. Professore, c'è sempre una domanda per lei, so che ha poco tempo, se vuole commentarla in anche due battute. Ci chiedono, è possibile riconoscere ai cittadini un diritto all'anonimato se pensiamo che in ambito analogico è illecito circolare tra visati? Guardate, quello del tema del diritto all'anonimato ce n'è traccia negli atti parlamentari, perché io ne ho parlato nella commissione della Boldrini per il testo che dovrebbe essere un testo che dovrebbe orientare i legislatori in tutti quei casi in cui il legislatore si dovesse occupare di internet, e in questa commissione faceva parte il compianto Stefano Rodotà, che diciamo non era l'ultimo degli arrivati, l'ultimo dei degli arrivati appunto che si occupasse di diritti e comunque anche di libertà in rete. L'anonimato, ma così come anche il nickname, cioè il non dover utilizzare necessariamente il proprio nome, o nel diritto a navigare anonimamente, come diceva prima Giulia Pastorella, noi dobbiamo distinguere lo strumento dall'azione, perché altrimenti noi potremmo dire che chiunque abbia un coltello è un omicida. Il rischio invece è un altro, il rischio è quello, io me lo sono trovato anche in procedimenti penali in cui difendevo delle persone, e negli atti dei processi emergeva il fatto che comunque era da ritenere pericoloso, del fatto che quel soggetto navigasse sulla rete Tor. Tor è uno strumento di anonimizzazione delle connessioni. Ci sono poi delle tecniche per de-anonimizzare anche quel tipo di connessione, che non può essere reso illecito di per sé. È un grandissimo rischio quello di criminalizzare lo strumento, perché criminalizzare lo strumento senza pensare che quello strumento consente a giornalisti, ad esempio, di salvarsi la vita, o a soggetti pienamente democratici negli ideali, di mostrare al mondo intero quello che succede in un determinato paese, di far uscire un paese dall'oppressione, questo l'ha detto il Parlamento europeo, non lo sto dicendo io, quindi sono degli strumenti, e anche il nostro garante europeo per la protezione dei dati personali, anche il nostro compianto, mi dispiace richiamare due giganti come Stefano Rodotà e Giovanni Buttarelli, che è stato il garante europeo per la protezione dei dati personali. Anche Giovanni Buttarelli non è che riteneva che utilizzare dei nickname, anzi diceva alle piattaforme, soprattutto qualche anno fa quando si era diffusa la notizia che Facebook avrebbe richiesto, per evitare le fake news, avrebbe richiesto i documenti di identità ai soggetti che si fossero iscritti alla piattaforma. Garante europeo, ma così come tutti i garanti, anche il nostro garante, ha detto
ma stiamo scherzando, non possiamo pretendere, perché il prossimo passo, quale potrebbe essere? Che tu non ti fidi del documento di identità, quindi cosa fai? Richiedi la prova del DNA per iscrivere, per consentire a un utente di iscriversi a un social network. Devi necessariamente pretendere che quel soggetto vada a volto scoperto, perché non si sa mai che possa commettere dei reati. Le tecniche per reprimere i reati e per individuare le prove, così come insegna anche Riccardo Meggiato, ci sono. Le tecniche per risalire l'autore di un reato ci sono, ma questo non significa che l'anonimato debba essere di per sé criminalizzato. Grazie. Io ho una domanda per Riccardo Meggiato. In ambito investigativo si fa sempre più ricorso ai Trojan. Quali sono i rischi sottesi a questo strumento? Il procedimento, perché il Trojan funziona. Scusa, i rischi non ho sbloccato. I rischi di Trojan è fondamentalmente che si rischi di inficiare tutto il procedimento, perché il Trojan lavora in due direzioni, non è una direzione solamente di visiva, diciamo di carpire informazioni, ma quasi tutti i Trojan conosciuti, con cui insomma ho avuto a che fare anch'io, hanno anche la possibilità di inserire elementi all'interno del dispositivo. E questo ci può portare alla dinamica che fondamentalmente c'è totalmente l'alterabilità del dispositivo, nel senso quindi che ci può essere il rischio che venga inquinata esattamente la prova. Quindi questa è di una pericolosità allucinante, ovviamente. Bisognerebbe entrare nell'ottica del documentare le operazioni che vengono fatte con il Trojan legalizzato, tra virgolette, vanno documentate benissimo. Il problema è che si manca molto su questo aspetto, quindi nel fatto di documentare azioni di questo tipo, che maggior parte delle volte vengono perpetrate in maniera abbastanza alla spicciolata e da personale non molto sempre competente, e questo apre degli scenari incredibili in cui si può ribaltare tranquillamente una prova ottenuta utilizzando un Trojan. Grazie mille. La prossima domanda è sempre per Meggiato e chiedono: per quanto riguarda il cosiddetto Deep Web, fino a dove arriva la tutela e la perseguibilità di reati da parte degli ordinamenti statali? Qui dipende da con che persona abbiamo a che fare, nel senso che ci sono persone estremamente abili nell'utilizzo del Deep Web. Allora, partiamo innanzitutto dal presupposto che il Deep Web non è, con tutto il rispetto, quello che mostra in televisione, nel senso che quel Deep Web è un po' Gardaland, nel senso che si trovano un po' di posti strani, curiosi, originali da mostrare, si mostra la pistola, tutto vero, per carità. Però quello effettivamente è molto alla portata delle investigazioni, quindi si arriva tranquillamente anche a vedere un po' gli attori che formano un po' quel mondo. Il Deep Web un po' più oscuro, quello che viene chiamato dark web più propriamente, è abitato da persone che effettivamente vogliono nascondersi in tutti i modi e adottano una serie di tecnologie con cui riescono nella maggior parte dei casi a riuscirci. Qui bisogna molto giocare di psicologia, non svelerò alcuni trucchi con cui siamo comunque riusciti ad arrivare a una buona conclusione delle indagini spesso e volentieri, ma bisogna utilizzare soprattutto la tecnologia più che la psicologia più che la tecnologia. Come diceva un mio professore all'università, ci sono due grimaldelli che consentono di arrivare a ottenere delle informazioni da una persona, l'altro sono i soldi. Se mi è consentito, da questo punto di vista, volevo solamente aggiungere una piccola postilla. Molto spesso si pensa, anche in questo caso, che Deep Web, ciò che è nascosto, sia illecito, ma anche qua non è così. Tutte le pubbliche amministrazioni, tutti gli albi online delle pubbliche amministrazioni stanno nel Deep Web. Perché? Che cos'è il Deep Web? È ciò che non è indicizzato dai motori di ricerca. E non essendo indicizzato, e c'è il garante, c'è un provvedimento del garante privacy del 2014 che dice l'albo online non deve essere indicizzato dai motori di ricerca, a differenza della sezione amministrazione trasparente. Quindi tutti gli albi online di tutte le pubbliche amministrazioni sono, o meglio dovrebbero essere, Deep Web. Quindi così. Vero. Grazie. Se non ci sono ulteriori repliche, vediamo se ci sono.
Ok, io vorrei concludere ringraziandovi tantissimo per la disponibilità e come dicevo all'inizio di questo incontro, il nostro progetto non termina qua ma prosegue domani con un incontro che si terrà sulla piattaforma Teams alle ore 18:30, che è un colloquio di orientamento professionale dal titolo L'avvocato penalista e la sfida del web, in cui avremo anche il professor Francesco Paolo Micozzi insieme all'avvocato Massimo Brazzi. Per iscrivervi trovate sulla nostra pagina Facebook il link e lo potete trovare anche nella biografia di Instagram. Ricordo agli studenti dell'Università degli Studi di Perugia che sono regolarmente iscritti, che se si iscrivono con l'email d'Ateneo possono richiedere il riconoscimento di un credito formativo. Al termine di questo colloquio si apriranno le candidature per due tirocini della durata di un mese presso lo studio Bianchini e lo studio Serafini. Vi ringrazio ulteriormente e per tutti i prossimi eventi vi consiglio di seguirci nei social, siamo praticamente dappertutto. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. Ciao. Buona serata.